Precedentemente abbiamo osservato come sia possibile realizzare con il mixer, il normale mixer, un percorso di sottrazione ottenuto sfruttando l'inversione di fase sul segnale d'ingresso. Questa volta riprenderemo il discorso relativo al feedback sulle linee di ritardo, ovvero l'impiego del mixer in maniera non particolarmente sofisticata, ma diciamo semplicemente furba, per realizzare i percorsi simultanei di segnale diretto e reinserimento nel percorso di delay fino a ottenere la quantità di ribattute ritenute necessarie. In questo strumento molto tradizionale, molto basico, cioè un drum synthesizer che produce una timbrica vagamente assimilabile allo snare drum, che è innescato da un oscillatore a bassa frequenza, è prevista la possibilità di ascoltare o il segnale diretto o, quando lo collegheremo, l'eventuale segnale arricchito del delay vero e proprio. Fino adesso il nostro delay è qui, fermo, buono, buono, e dovrebbe ricevere il segnale dello strumento per poi andare sull'uscita. Fin qua non succede nulla di strano, ma c'è una cosa abbastanza particolare che dobbiamo tenere presente, cioè che questo strumento è vero che permette di ottenere una linea di ritardo per ora regolata a 39 millisecondi, ma ha una carenza micidiale che è quella relativa appunto alla mancanza di feedback, ovvero per creare il percorso di feedback è necessario riprendere questo segnale che esce dal delay e entrare nuovamente nell'ingresso del delay stesso, possibilmente regolandone il volume. Detto questo, appare evidente come sia necessario modificare la circuitazione. Per modificare la circuitazione ci servirà quantomeno un mixer di questo tipo. Cioè un mixer a un canale che preveda tanto l'ingresso processato quanto l'ingresso non processato. E allora a questo punto il collegamento che dovrà essere realizzato è abbastanza interessante. Il segnale audio dovrà entrare nell'ingresso non processato del mixer e da questo raggiungere poi la linea di ritardo vera e propria. A questo punto l'uscita del delay viene collegata in audio e il risultato è praticamente quello che avevamo prima, cioè la somma di segnale diretto e segnale ritardato di una quantità di millisecondi decisa dall'utente all'interno del modulo delay. Manca ancora il feedback e a questo punto ecco che giunge in nostro aiuto il mixer, che ci permette di riprendere l'uscita del delay e rimandarla in quantità variabile quando questo potenziometro sarà alzato all'ingresso del delay stesso, cioè ci permette di ottenere questo tipo di comportamento. Più aumentiamo questo valore di passaggio, più aumenta il numero delle ribattute. Inutile dire che se colti da raptus noi mandiamo al massimo il feedback e ascoltiamo solo questo, chiudendo il diretto, otterremo una situazione potenzialmente instabile, ma interessante nella sua, come dire, eternità. Nel senso che questa raffica di colpi di rullante analogico rimane catturata all'infinito in questo percorso di feedback composto da linea di ritardo, uscita dalla linea di ritardo, ingresso nuovamente nella medesima linea di ritardo, un circuito chiuso, che poi noi possiamo rendere più instabile o meno stabile a seconda dei gusti, alterando la lunghezza della linea di ritardo stessa. Notate come in questo momento l'oscillatore ufficiale non sia assolutamente triggerato dal segnale di controllo e quindi sta fermo. Questo significa che andando sul segnale audio dry noi otteniamo il silenzio assoluto perché qui non sta suonando nulla. Quello che ascoltiamo è soltanto il ricircolo disperato e senza via di uscita della linea di ritardo che è per l'appunto messa in feedback grazie alla presenza di questo mixer che, ricordiamo, gestisce due segnali: il segnale di chain non attenuato, ovvero l'ingresso originale, e
e il segnale attenuato che è null'altro che colui che produce il percorso di feedback vero e proprio.